Aspetta, non perdiamo la calma. Prima di continuare ricordati di iscriverti al canale, mettere mi piace, attivare la campanellina in modo da non perderti nessun nuovo video e perché no, visto che ci sei, lascia anche un commento qui sotto. Buona visione, ci vediamo al prossimo video. Salve, professoressa. Ho delle novità. I goblin sono alla ricerca di un altro deposito, credo. Hanno costruito delle trivelle per essere più rapidi. È una vera disdetta. Questi depositi sono come il contenitore rotto che ho trovato nel castello di Rookwood? Sì. Non abbiamo altro tempo da perdere. Guarda la mappa. Fortunatamente, la prossima prova è vicina. È a Hogwarts. Come sai, ai miei tempi ero preside. Il mio ritratto è appeso in quello che fu il mio ufficio. Infatti, ero lì quando il professor Black è venuto a sapere del tuo arrivo. Mi chiedevo che tipo fossi. Un attimo. La prossima prova è nell'ufficio del preside. Sì. Speravo che, quando sarebbe stato il momento, l'occupante di quell'ufficio ci avrebbe dato aiuto. Sfortunatamente, l'attuale preside sembra interessato solo a se stesso. Dovrai accedere al suo ufficio mentre è assente. Capisco. Molto bene. Troverò il modo di entrare. Bene. Ci vedremo al mio ritratto, allora. A presto. Dovremmo andare a parlare con gli amici del signor Beagle. Credo di poter sgattaiolare via senza che mia madre se ne accorga. Incontriamoci vicino a Hogsmeade e studieremo un piano. Professor Fig, i custodi mi hanno mostrato dove si trova la prossima prova. È cambiato qualcosa? Lodgok e io abbiamo appreso che i goblin stanno cercando un altro deposito, come quello che abbiamo visto nel castello di Rookwood. E che stanno costruendo delle enormi trivelle per velocizzare la ricerca. La professoressa Fitzgerald sembrava molto preoccupata. Capisco. È chiaro che Ranrock sa più di quel che credessimo. Professore, c'è dell'altro. Lodgok conosceva Miriam. Conosceva Miriam? Si incontrarono al castello di Rookwood. Lei era là per delle ricerche. Ed è lì che trovò il contenitore con la passaporta. Gli piacque così tanto che le lasciò il contenitore, nonostante gli ordini di Ranrock. Non so che dire. Sapeva ingraziarsi praticamente chiunque. Vorrei saperne di più e in effetti mi piacerebbe parlare direttamente con Lodgok. Tuttavia, non è questo il momento. Dov'è la prossima prova? Che lei ci creda o no, si trova nell'ufficio del preside. Incredibile. Molto bene. Ti servirà la parola d'ordine per superare il gargoyle di pietra. Puoi chiederla all'elfo domestico del preside. Non conosco l'elfo domestico del preside. Chissà se parlerà con me. Immagino gli sia molto fedele. Sì. Perciò ti servirà un travestimento. E ho proprio ciò che fa al caso nostro. Una pozione polisucco. Sembrerai tale e quale a Black. Un attimo, non è necessario un qualcosa della persona in cui ci si vuole trasformare? E non è lunghissima da distillare? Esatto. Quindi come fa ad avere già la pozione che trasforma nel professor Black? Sono un uomo previdente. Diciamo solo che sentivo di dovermi preparare a qualsiasi evenienza dopo la mia infruttuosa visita al ministero per suo conto. Comunque, non c'è tempo da perdere. Bevila e ti spiegherò tutto. Vai, uomo! Come ti senti? Benissimo, anche se non dimenticherò quel sapore tanto presto. La voce com'è? Convincente. Mi sono preso la libertà di trasfigurare i tuoi abiti. Come già detto, dovrei farti dare la parola d'ordine da Scroop, che può trovarsi ovunque nel castello. Cerca la professoressa Kogawa. Ultimamente sta assillando quel povero elfo col Quidditch, nella speranza che convinca Black a cambiare idea. Per ora non ha funzionato. Capisco. Ma che faccio se Black mi vede? Lascia che ci pensi io.
Gli dirò che dobbiamo incontrarci a Hogsmeade con un contatto del ministero. Questo ti darà tempo. Grazie, professore. Ci rivediamo alla sala delle mappe, allora. È molto strano sentirsi ringraziare dal professor Black. Ci vediamo là. Ora devo trovare l'elfo domestico del preside. Può dedicarmi un minuto, professore? Professore, cercavo proprio lei. Oh, io senta... sono molto occupato, professor Sharp, molto occupato. Certo, signore. È solo che lei mi aveva chiesto una pozione particolare e io... Beh, io? Ah, è vero. Sì, beh, sputi il rospo, Sharp. Non ho tutto il giorno. Forse è meglio non parlarne qui, signore. Può parlare liberamente, Sharp, glielo assicuro. D'accordo. Ho pronta la pozione scacciabrufoli che mi aveva chiesto. Posso portargliela in ufficio quando vuole. Ah, ma certo, sì. Non c'è bisogno di fare tanto i misteriosi. Me la faccio consegnare da uno studente. Da uno studente? D'accordo, se è questo che vuole. Insisto. Grazie, Sharp. Spero ne abbia preparata abbastanza o parecchi foruncoli. Ora devo decidere a chi affidare questo poco appetibile incarico. In questo momento non ho tempo per voi. Proprio per niente. Fatevi da parte. Mastichi con la bocca aperta? Chi ti ha insegnato l'educazione? Cosa vorrà mai il preside? Garrett! Weasley, che ci fai qui? Non hai altro da fare altrove? Ah, professore, sì, certo. In questo momento preferirei essere in qualsiasi altro posto. Ha bisogno di me per qualcosa? Sto cercando il mio elfo domestico. Lo avrai visto sicuramente. Il piccoletto con le orecchie grandi? L'ho visto che si dirigeva verso la sala grande. Borbottava qualcosa sulle sue... lodevoli qualità. Ti tengo d'occhio, Weasley. Il signor Redding di Mielandia mi ha detto che gli sono scomparsi alcuni pungiglioni di Billywig. Un ingrediente centrale per le pozioni, e so che tu ti ritieni un pozionante esperto. Eh? Ma, signore, non mi sono nemmeno avvicinato a Mielandia, glielo... Bah, ho sentito abbastanza. Ricorda solo che ho occhi e orecchie dappertutto. Ora va pure, Weasley. Questa cosa finisce dritta nel mio diario. Quando vedo ciò che passa per magia in questi corridoi, mi addoloro pensando al... Il preside? Qui? Che vorrà mai? Gaunt, dove credi di andare? Mi scusi, signore, mi sto semplicemente recando all'esterno. Ti sei preso un giorno di vacanza, eh? Voi studenti prediligete l'ozio. Io devo ancora scrivere 50 centimetri sul dittamo e i suoi usi. Mi stavo dirigendo alla serra. Ah, sì, miscelandolo con il pus di Bubotubero si ottiene un'ottima pomata per i baffi. Sì, per i baffi, a mio parere. Si sente bene, signore? Ha un aspetto un po' strano. Ti assicuro che sto benissimo, Gaunt. Se mai avessi bisogno di un consulto medico, non esiterò a recarmi al San Mungo. In su la testa, puro sangue! Il futuro è vostro! Professore, permette una parola? Professor Black, non è troppo tardi per riconsiderare la sua decisione a proposito del Quidditch? Potremmo tenere comunque le prove e disputare una stagione più corta. Sempre meglio di niente. Ma pensi all'infortunio, Madama Kogawa? Professore, è capitato a molti studenti di prendersi un bolide in testa, ma tutt'al più questo li ha fatti rinsavire. E si sono ripresi perfettamente. Se questa volta è successo a un puro sangue, beh, non è un buon motivo per... Che assurdità! La salute di uno studente è molto più importante di uno stupido gioco. Uno stupido gioco? A volte lei è davvero impossibile, signore. Ho una mezza idea di segnalarla all'ufficio per i giochi e gli sport magici del ministero.
pensavo avesse questioni più impellenti di cui occuparsi. Allora, dov'è il mio elfo? Io? Buona giornata, professore. Quanto a Scroop, l'ho visto nella sala grande. Sembra che mi eviti. Mi chiedo perché. Buona giornata, Madame Akogawa. Cosa abbiamo fatto per meritarci un preside come... E secondo te quegli stivali sarebbero lucidi? Devi fare di meglio! Il preside sta venendo da questa parte! Una parola, signorina Broom. Oh, professore, che sorpresa! Il mio nome è Bloom, in ogni caso. Ricordami la tua area di specializzazione, Broom. I gufo sono vicini. Incantesimi, signore. Magie non verbali. Forse lavorerò su uno per scomparire. Continua così, Broom, e presto sarai tanto invisibile quanto quel nuovo arrivo del quinto anno. Non è invisibile, signore. Ho fatto il suo incontro in biblioteca. Mi ha aiutata con alcuni libri pesanti. E comunque, parlando di invisibilità, dove diamine è il mio elfo? Il preside mi sembra un po' strano. Non passo un giorno senza chiedermi per quale motivo io abbia accettato questo incarico dal ministero. Professore, devo parlare con lei. Salve, professor Black. Ah, professoressa Weasley, che immenso piacere vederla. Signore? Visto che ci siamo, mi chiedevo se potessimo parlare un attimo del professor Fig. Oh. Molto bene. Ho deciso di concedergli più libertà col suo tempo. Più libertà, professore? Ritiene sia saggio? Sono preoccupata per i suoi studenti. Già lo si vede di rado a scuola. Ah, beh, sì. Si sta occupando di alcuni affari ministeriali per mio conto. Capisco. Ma, signore, se posso, credo che il nuovo arrivo del quinto anno stia trascorrendo troppo tempo lontano dal castello per conto del professor Fig. Mi sono giunte voci allarmanti sulle loro avventure. Pare si siano intrufolati nella foresta proibita e abbiano perfino affrontato Ranrock, Rookwood e compagnia. Cosa? Cielo, non può credere a tutto ciò che sente, professoressa. No, non mi sembra proprio caso. Voglio dire, terrò d'occhio io, Fig. Lei continui così. Sta facendo un lavoro meraviglioso. Davvero meraviglioso. Beh, ecco, io la ringrazio. Ma sarei lieta di indagare bene, su... Bene, è tutto, Weasley. Voglio dire, professoressa Weasley. Buona giornata. Un lavoro meraviglioso? Più libertà per il professor Fig. Non lo capirò mai, quello. Questo dovrebbe dare un po' di respiro al professor Fig. Scroop lavora sodo come ogni altro elfo domestico. Scroop! Salve, padrone. Ricordami la parola d'ordine del mio ufficio. Oh, ma il padrone ha fatto giurare a Scroop di non rivelarla mai, neanche a lui stesso. Come osi rispondermi così? Ho in mente di darti un nuovo paio di orecchie. Oh, sì, signore. Certo, signore. Scroop chiede perdono. È il motto della famiglia Black, padrone. Oh, sì, certo. Io... Il padrone lo ricorda, vero? Puri per sempre, non è vero? Quasi, padrone.
Sempre puri. Scroop sospetta che il padrone lo stia mettendo alla prova. Ovviamente. Ma come il padrone sa già, in francese. Ah, certo. Ti ordino anche di pronunciarlo. Oh, il padrone sa che il francese di Scroop è pessimo. Comunque, toujours pour. Ah, grazie. Non parlare mai più di questa conversazione, né con me né con altri. Certo, signore. Ora Scroop farà del suo meglio per non disturbare il padrone. L'effetto della pozione polisucco sta svanendo. Attenzione, studenti! Ordino ufficialmente che la sala grande sia decorata al più presto con i solenni stendardi di tasso rosso. Non risponderò... Appena in tempo, l'effetto sta svanendo. Fig aveva ragione. Quasi non ci credo che abbia funzionato. Ora devo dire la parola d'ordine al gargoyle. Are you ready? Out to the masters. Break it down. Degenerate into something foolish.